Ehi ragazzoli, e benvenuti sul mio canale. Ragazzoli, oggi, come avete fatto, entreremo di Cardinazzoli. Oggi vi andrò a dire il pronostico della quindicesima giornata di Serie A Team. Ragazzi, iniziamo. Parati, questa volta in un modo diverso. Non come gli altri 14 giorni, ragazzi. Parati, questa volta l'ho fatto dal computer. Da ora in poi fino al 38esimo sarà così. Quindi, anzi, ora. Allora, sì. La prima partita si farà venerdì 8 dicembre. Juve-Napoli, ore 20:45, ragazzi. Questa partita, ragazzi, è un po' difficile da giocare. Perché, ragazzi, solo che sono due squadre, ragazzi, diciamo, la Juve vince a prescindere, sempre in zona Cesarini, derubando ovviamente, però vince, e secondo me vince la Juve al 100% fino a 2-1, 2-1. E ora andiamo avanti, andiamo a sabato 9 dicembre e la Spezia Lazio. Ragazzi, questa partita, sì. Allora, il Verona sta adesso con il reggio gestione, sta 19esimo, invece la Lazio, diciamo, tra metà classifica. È strano da Lazio, ragazzi, però siccome la Coppa Italia della Lazio è soltanto di 0-2. Ragazzi, andiamo alle ore 18, alle ore 18 Atalanta Milan. Allora, l'Atalanta, ragazzi, diciamo, è una squadra che può dare fastidio. Iniziasse, il Milan è una delle squadre che, diciamo, ragazzuoli, sta attraversando un momento difficile per la Lazio. Ha parecchi fortunati, ragazzi. Però, ragazzi, come parte, ragazzi, sarà un pareggio e sarà così andiamo, ragazzi. Ragazzi, Inter Udinese, ora vende con la 5, non ve lo dico, ragazzi, come sempre. Però sì, andiamo a domenica, domenica 10 dicembre, Frosinone Torino, ore 12:30. Allora, ragazzi, questa partita, ragazzi, quindi la vince Frosinone, perché, ragazzi, il Torino, ragazzi, questo, diciamo, periodo di Natale, il Torino cala sempre. Raga, cala sempre il Torino. Cioè, forse non sarà quest'anno, già, non la costa di Serie B. Però, ragazzi, forse non, ragazzi, diciamo, è una squadra, ragazzi, che ha parecchi, raga, giovani promettenti, che secondo me meritano il salto di qualità. Giocare dai una pinca, ragazzi. Però siccome la vince la scusa di Dio, 3-1. Andiamo alle ore 15. Monza Genova, ragazzi. La vince il Genova. Rizzoli. Sul risultato, anzi, no, la vince il Monza, ragazzi, perché il Monza, ragazzi, diciamo, ha una squadra che può anche aggrapparsi, perché il Monza, non so, la vedo un po' migliorata, confronto ad in ragazzi.
In Genova, dopo le fortune di Retegui, è crollato. Grazie. Vince il Monza sul risultato di 3-0. Andiamo a Salernitana Bologna, ore 18. Grazie. Raga, vince il Bologna, ha mai perso, ragazzi, la serie draga quest'anno. Crolla. Vai, vai, andremo in Serie B. Dopo 2 anni in A, credo. Sì. Vince il Bologna sul risultato di 4-0. Andiamo a Roma Fiorentina, ore 20:45. Ore 20:45, grazie. Roma Fiorentina, sì. Sarà un pareggio, quindi risultato di 0-0. Andiamo a lunedì 11 di dicembre, Empoli Lecce, ore 18:30. Raga, il Lecce gioca sempre di lunedì. Perché? La maggior parte delle volte lei gioca alle 18:30 lunedì. Non so il motivo, va bene. Come si, l'Empoli, ragazzi, secondo me è una squadra, ragazzi, che diciamo, no, diciamo, è una squadra, cioè, sta in 18a posizione. Però, inizia il Lecce, sì. È una squadra, ragazzi, raga, che è un po' particolare, ragazzi. Il Lecce ha ottimi, anche il Lecce ha dei ottimi giocatori, ragazzi. Che però, secondo l'allenatore, no, non è adatto per il Lecce. Secondo me, il Lecce ha bisogno di un allenatore come Mourinho, che è ricarico, cioè che la. Che è severo. Comunque, ragazzi, vince il Lecce per la quarta partita attuali sul risultato di andiamo a Cagliari Sassuolo, ore 20:45. Vince, non vince. Pareggio, pareggio, entrambi, pareggiano, giusto di 3-3. Sarà una partita aperta. Ragazzi, ci vediamo, ragazzoni, domani, ragazzi, con 2 video sulle carte napoletane, 11 e Brisco, quindi bella.